Buonasera e benvenuti a questa edizione del sabato di Occhio alla Notizia. Il nostro telegiornale questa sera si apre con un fatto che è accaduto oggi alla stazione delle Corriere di Fano. Alcuni studenti sono stati costretti a scendere dall'autobus per fare posto ad una settantina di venditori abusivi diretti alla fiera di Fossombrone. Vediamo com'è andata e sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato all'autista. È successo che arrivando da Urbino per le 1:20, questa arriva e riparte subito. Io ho visto tutte queste persone, saranno stati 70, adesso più o meno, difatti erano anche di più perché il lumacone a sedere sono 69, 10 in piedi erano 79, praticamente 79 persone. Tutti in un botto, noi dobbiamo fare la linea, come faccio adesso? Allora ho telefonato in ditta, non rispondeva nessuno, va bene. Dico adesso mi organizzo un po' e nel frattempo ho aperto solo una porta, perché dico prima voglio vedere cosa fanno, dove vanno, tutto, no? Andiamo a Fossombrone, va bene, gli ho detto aspettate, guarda, facciamo una cosa, visto che io devo fare la linea, no? E è già pieno con la linea, facciamo una cosa, chiamiamo un pullman e voi andate su. No, noi vogliamo salire perché noi abbiamo il biglietto. Io ho detto aspettate, il pullman, anche se partite 10 minuti dopo, fa la superstrada, arriva a Fossombrone, arrivate prima della linea, niente da fare. Allora io mi sono permesso un attimo di far salire, c'era 10 persone che hanno l'abbonamento, i ragazzi delle scuole e tutto, e questi mi si sono scagliati contro, capito? Mi sono scagliati contro, io ho dovuto niente, a mollare perché questi è roba che ti ammazzano, guarda, è una roba proprio mai successo, 35 anni che faccio l'autista. I ragazzi poi mi hanno raccontato che sono dovuti andare al pincio a piedi. No, però nel frattempo che io ho finito di sistemare tutta questa, sono saliti tutti, però io ero strapieno, non potevo più prendere nessuno, però è arrivato il mio collega e ha fatto la linea normale, ma ha fatto lui la linea fino a Fossombrone, perciò il servizio è stato coperto, non c'è stato nessun problema. Io adesso non so se qualcuno di questi ragazzi sia andato via perché ha visto che il pullman era strapieno, però il servizio è stato fatto regolarmente. La terra trema ancora in provincia di Pesaro e Urbino. 2 scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi dell'Istituto Nazionale Geofisico. L'ultima, in ordine di tempo, è stata avvertita anche dalla popolazione alle 9:12 di sabato mattina ed è stata di intensità pari a 3,9 gradi della scala Richter a 7,4 km di profondità. Un'altra scossa, invece, era stata avvertita distintamente anche ieri sera alle 23:22, anche se leggermente inferiore di 3,6 gradi, sempre della scala Richter, senza contare poi quelle più numerose, benché molto più lievi, percepite solamente dai sismografi. L'epicentro del terremoto è stato localizzato tra i comuni di Mercatello sul Metauro, Borgo Pace e Sant'Angelo in Vado. Al momento, dicono i vigili del fuoco, non sono stati segnalati danni e non ci sono state richieste di intervento. Alcune scuole sono state fatte evacuare a scopo precauzionale da parte dei dirigenti scolastici. Appuntamento politico per il sindaco di Fano Massimo Seri, che questa mattina nel centro sociale di Ponte Sasso si è riunito con gli esponenti della maggioranza. È stato un momento di riflessione su ciò che si è fatto nella città e di condivisione dei nuovi progetti. È anche un'occasione per incontrarci. Poi Seri ha parlato dell'ex tratta ferroviaria Fano Urbino, giudicandola una opportunità da valorizzare, della scuola e della nuova sede staccata dell'Istituto Agrario al Codma di Rosciano e della ciclabile del Fenile completata. Al termine della riunione, tutti alla festa dell'Unità, che si svolgerà a Fano oggi e domani, nei locali della Combattente in via Tito Speri. La prima in assoluto a mettersi in fila è stata una signora che si è presentata davanti all'ingresso del Teatro della Fortuna alle 14. E qui ci rimarrà fino a domani mattina alle 9, quando il botteghino aprirà per la vendita degli abbonamenti della stagione di prosa. 19 ore di attesa che pare però non spaventare affatto questa signora. Sono arrivata alle 14. Nella prima? La prima. In assoluto, e ci speravo, ci contavo per poter scegliere un posto migliore. Dopo questi altri anni
è sempre quello, quindi sono tranquilla. E rimango fino a domattina alle 9. Che posto prendi? Il posto? Prenderò, se c'è, la seconda fila. Se non è data l'autorità ad altre persone, essendo la prima, scelgo lì. Lunga attesa, in parte annunciata, visto che quest'anno si azzera il diritto di prelazione e si ricomincia da capo, ma con un'ulteriore novità. La prelazione non sarà infatti più a tempo. Coloro che sottoscriveranno l'abbonamento avranno diritto di riconfermare anno per anno sia il posto sia il turno. Qualcuno potrebbe pensare che noi siamo forse tra virgolette dei pazzi, ma vedo in televisione che per acquistare un iPhone di ultima generazione fanno la fila da 3-4 giorni prima con le tende, i zaini, sacchi a pelo, per cui noi per divertimento un sacrificio di 8-10 ore lo possiamo certamente fare. Tra i protagonisti di questa stagione, Franco Branciaroli, Leo Gullotta, Emilio Solfrizzi, Anita Bartolucci, Simone Cristicchi, Paolo Rossi, Sabrina Impacciatore, Walter Malosti, Giobbe Covatta e Enzo Iachetti. Le serate passano da 2 a 3 per ognuno dei 7 spettacoli in cartellone e in abbonamento. Per i ritardatari si potrà fare fino a domenica 27 settembre, non si potranno acquistare più di 4 abbonamenti per persona, il costo varia da 65 a 165 euro, previsti sconti sia per i giovani sia per gli studenti. Chi sceglie la bicicletta merita un premio e così è stato, caramelle, cioccolatini a chi questa mattina si è recato in centro storico a Fano lasciando a casa auto e motorini. L'iniziativa è stata riproposta anche quest'anno dall'associazione Forbici. Dunque siamo qui sotto l'Arco di Augusto con Forbici e altre associazioni che stanno appoggiando questa iniziativa. Stiamo semplicemente regalando un piccolo premio che consiste di una caramella a tutti quelli che entrano a Fano in bicicletta. Quindi come qui ci sono degli altri presidi a Porta Giulia, quindi davanti al Pino Bar, e c'è un altro presidio in cima a via Cavour, perché stiamo cercando di sommare tutte quelle persone che entrano in bicicletta in città, regalandogli appunto un premio. L'obiettivo è quello di contare le persone e di capire quanto è l'incidenza delle persone che vengono a fare acquisti o a visitare il centro storico in bicicletta senza servirsi dell'automobile. E a Fossombrone ha preso il via la fiera di San Matteo. La fiera di San Matteo è una delle due fiere più importanti della città di Fossombrone e oggi vanta la presenza di ben 250 espositori e sta diventando un punto di riferimento per tutta la vallata del Metauro. Fossombrone ormai dal punto di vista turistico e promozionale è ormai la città più importante della provincia di Pesaro Urbino. Con tutte queste iniziative, grazie alla collaborazione della Proloco Forum Semproni e il Comitato del Centro Storico dei Commercianti. Prima di chiudere uno sguardo allo sport, anche se non è quello giocato, l'Alma Juventus Fano e la Carifano di nuovo insieme. Ieri nella sede centrale dell'Istituto di Credito è stata ufficializzata la partnership tra la banca e la principale squadra della città. Inoltre è stata l'occasione per presentare il progetto dell'azionariato diffuso, che rappresenta un moderno sistema di gestione della società ormai prevalente in Germania, Inghilterra e Spagna, dove ci sono le più virtuose società calcistiche. Due istituzioni serie che lavorano sul territorio, mi sembrava opportuno che si trovassero anche delle sinergie tali che potessero in qualche modo coinvolgere anche la città e quindi produrre reddito tra virgolette a beneficio appunto di tutta la città e soprattutto delle due istituzioni. La squadra granata intanto oggi pomeriggio è partita in pullman alla volta del Molise, dove domani giocherà contro l'Isernia. Ed è tutto, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, a voi tutti l'augurio di una buona domenica, arrivederci.